Guarda che capresette sto fa. Dovete mangiarlo così, a gambe aperte. Quando fa caldo, qual è il piatto che più desiderate? Un piatto fresco, tipo una caprese, vi sbalordisco, vi faccio una caprese che vi faccio accappottà. Però lo sai come la faccio? Col pane carasau. Alessio, proprio quello mi serve, no il pane cottiamo, ma mi serve il pane carasau. Ce l'hai pure integrale, ce l'hai? Eccolo. Volevo sta a dieta, volevo sta attenti? Dai. Ecco quello integrale. Dai, provo quello integrale, che tanto poi dopo frigge, lo faccio vedere la dieta, come lo famo. Eccolo qui. Senti, poi mi dai 8 pizzette di quella che piaceva a Mariuccio. Queste qua sono buone, ragazzi. Venite 8 qua al pizzettine mercato. Rosse. Quelle rosse. Sono un po' fritte, sono un po'. Vi faccio vedere come sono fatte. Qua. Guardate qua, girale un po', fagli vedere. Guardate che spettacolo, ragazzi. Quando ti mangi queste, ti mangi una patatina fritta. Dammene otto di queste qua. Eccole. Vai, grande. Potete capire che sono buone. Grazie, ecco Alessio. Ecco a te, Max. Ciao, grazie. Ciao. Buona giornata, Max. Già stai ridi, già ridi. Un po' di spinaci. Oh, oggi prezzo stracciato, 1,50 euro. Oggi da fare. I saporiti, tutto. Cioè, me li capo io, guarda. Un chilo, grazie. Subito. Con le mie manine se li capavo. Avete visto il prezzo? Avete capito quanto si risparmia al mercato? Dovete da venire al mercato. Poi sto io, c'è Saretta. C'è la mora, la bionda, c'è tutto. Che vuoi di più? Grazie. Sei vai. Fantastico. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. A te. Avevo parlato di caprese, ma ci devo mettere o la mozzarella di bufala o il fior di latte. Mo dobbiamo decidere. E qua Claudio ci siede. Che famo? Mozzarella, che se dobbiamo fare una bella caprese. Bufala, però 100%. Lo sai che c'è? Devo fare un pane fritto, ho paura che mi si bagna tutto. E allora la gerola. La gerola, fior di latte alla gerola. Dammi un fior di latte. La bufala che succede? È piena, ricca di latte. Quella vera, quella buona, quella fresca. Invece il fior di latte alla gerola è un po' più asciutto, poco più asciutto, e quindi non mi bagna tutto il pane che friggo, che farò fritto, no? Che deve essere, rimanere bello croccante. Mi dai una bufala 2,50, così facciamo la differenza all'interno. Guarda il latte, dammi un pezzetto, questa farina la voglia, questa farina. Aspetta, ma che senza salvietto, voglio zozzà. Che buona. Se te la devi mangiare, la mangia buona. Una volta ogni tanto, ma buona. Della serie ricette a maniche corte, beh, tutto l'anno sono stati a maniche corte, però adesso è proprio, guardate, è il sole. L'acciaio mi fa proprio da specchio. Facciamo una bella caprese. Quando uno dice caprese, è mosso, pomodoro tagliato, due fette di mozzarella in croce, eccola. Guarda la mano, te faccio vedere io. Iniziamo con degli ingredienti. Ci abbiamo il pane carasau integrale, ma anche bianco va bene. E poi c'è il fior di latte da gerola. L'aglio, abbiamo il basilico, perché la caprese senza basilico, che caprese è? Poi abbiamo gli spinaci, perché noi vogliamo farla abbondante con tante verdure. E poi, ce ne dovete mettere due pezzi di delici. Ma ce lo vuoi mettere buone, che è proprio... L'olio buono, c'avevo questo qua, i fratelli Licari. E poi manca qualcosa. Il pomodoro, ma i pomodori quelli buoni non ci stanno, perché merenda sono finiti, perché è finito aprile. E io ho questi, eccoli là, guardate là come guardano i pomodori del piendolo. Quindi iniziamo subito i pomodori del piendolo. Li vado a prendere, quindi li stacco, vedete com'è? Belli. Io vedete che faccio, me li metto, di qua che me lo fagli vedere come faccio. Io ci metto sempre un qualcosa sotto, perché casomai se cascano li posso raccogliere. Infatti qualcosa lo posso raccogliere. Qualcuno è troppo moscio, non lo posso prendere. Belli, così non fate pure il casino in giro, perché sennò poi dopo ci sta. Io c'ho la camera woman, eccola là. Ma voi ci avete lo stesso qualcuno che vi rompe, no? Perché siamo sempre bastonati. Non famo niente e siamo bastonati. Famo da magnà e siamo bastonati. Che dobbiamo fare? Ditecelo. Io qui faccio un appello per tutti gli uomini italiani, ci dovete dire come ci dobbiamo comportare per non essere bastonati, vi prego. Voglio abbondà. Sciacquatina, zacche, ecco qua, che è. Vai. E poi dobbiamo fare una sorta di salsetta, leggera. Taglio, questo qua non è buono, vedete? È ammuffito, lo levo, via. Basta una stupidaggine e vi rovina il vostro piatto, quindi dovete fare attenzione. Gli do appena appena una tagliata, un'incisione, così li apro, così. Guardate qua che belli questi, ragazzi. Vi fate uno spoghetto, questo non c'è prezzo. Altro che la pasta col tartufo. Aglio ci vuole, uno spicchietto d'aglio. Poi l'olio,
Quindi un filo d'olio, ecco qua, lo apriamo a metà l'aglio e adesso aspettiamo che si profuma st'olio. Ne apriamo un altro po' di pomodori, eccoli qua. Mi ha derito perché un giorno col commercialista mio siamo andati a fare la spesa e lui gli ho detto prendi quei pomodori che sono buoni. È andato a prendersi i pomodori pieni, ma queste cose sono tutti mosci, tutti non so vecchi, sono fatti apposta. Questi qua sono dell'anno scorso, questi pomodori, in qualche modo in maniera, un po' di liquido l'hanno persa, un po' d'acqua, no? È come quando mettete i prosciutti ad asciugare, no? Un po' di peso lo perdono, lo stesso è il pomodoro del pendolo, quindi quello se l'ha messo paura. Quindi non vi preoccupate se sono un po' così aggrinziti, con un po' di rughette, sono così, sono fatti apposta così questi. Qua l'olio deve essere proprio bello, bello bollente. Un po' di sale, poco, eccolo qua, un po' di basilico. Una caprese senza basilico, che caprese è? Lo stupicciamo un po' con le mani, qua, bello, così ricco, che è? Non potete capire come comincia a profumare il basilico. Schiacciateli un po', così, devono lasciare tutto quanto il loro aroma. Mentre va, ma deve andare poco, 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 5 minuti, perché mi piace un po' che rimane un po' di... di consistenza. Che facciamo? Questi sono degli spinaci un po' troppo grandi, no? Sono bei foglioloni, quindi non li possiamo mangiare crudi. Allora quindi che facciamo? Li dobbiamo saltare velocemente. Se invece trovate quella, tipo, guardate, così, le foglioline così piccole, le potete mangiare tranquillamente crude. Taglio la parte questa sotto, li sfogliate un pochettino, vedete se ci sta qualche cosa di giallo, quindi se è giallo è morto, è una foglia morta, quindi è inutile che la mangiamo, no? Li aprite un po' così, guardate, così. Ecco qua, per esempio questa qua. Questa non ce la metto perché è un po' giallina, no? Non ci sta, è quasi morta, non ci dà più niente a noi. Noi vogliamo soltanto la verdura che ci dà la sostanza vera, no? Li mettiamo a mollo, eccoli qua. Non li scolate del tutto, lasciateli un po' bagnati, perché così è più facile la cottura. Un goccetto d'olio. Adesso li facciamo cuocere. Li vogliamo belli croccanti, eccoli. Poi sale. Pronti, basta così. E adesso da pane carasau lo facciamo diventare pane cuttiao. Perché il pane cuttiao che cos'è? È un pane fritto, no? È il pane carasau fritto. Ecco qua. Ma voi direte, ma è leggera, è fresca sta caprese. Che c'è di male? Uno invece il pane normale, tostato, se lo frigge, non si può fare. Non ho capito. Che è? Spettacolare! Eccolo qua, si è rotto ma si recupera tutto, vai, così, ne facciamo un altro, l'olio deve essere extravergine d'oliva, non cominciate a fare cose strane con l'olio dei semi, così perché deve dare gusto, deve dare sapore, perché l'olio di semi non dà gusto, non dà sapore, invece l'olio extravergine d'oliva dà proprio sapore, poi una spennellata così, di sale, che questo è fantastico, questo qua, questo, oh, sentite, che te mangio, che te lo devo dire, giriamo, poi questo ci possiamo divertire pure un giorno a fare delle ricettine fighe, tipo a fare i cannoletti, perché se tu vuoi, appena lo stai friggendo, si può piegare e diventa una figata, può essere pure un conetto, possiamo fare, Quanto mi piace friggere, è bello proprio. Poi vabbè, quando stai fuori in terrazza è ancora meglio, all'aperto, o in giardino, quello che sia, perché non puzza di fritto, è tutto quanto più buono. È come quando ti mangi gli spaghetti di vongole a mare, quanto è più buono. Ah, come fanno al mare lo spaghetto, magari sono pure congelate, però sono più buone. Ne faccio l'ultima, giuro che lo faccio l'ultimo, ok? Perché questo qua è buonissimo, pure come snack. Vedete come si piega? Così, guardate. Ecco qua, abbiamo fatto il conetto. Spengo. Vi piace il conetto? Tiè. Iniziamo col fior di latte da gerola. Vedete? Morbido, freschissimo, però non tira fuori il latte.
Vedete? È bello asciutto, guardate. Ed è pazzesca, poi da mangiare così. Allora, questo qua, la morte sua, quando ci saranno sui pomodori di Sorrento, che so buoni con questa mozzarella. C'è un sapore diverso. È una bella consistenza. È un po' acidula, come posso dire? È un altro, senti un po' l'erbaceo. È un'altra cosa, il fior di lattagione è un'altra cosa rispetto alla mozzarella di bufala. Taglio delle fettine, sottili. Ne faccio due, faccio sia con col fior di latte alla gerola che sia con la mozzarella di bufala. Questa è una cosa importante da fare. Allora, questa è la serie, la 00, siamo al 007. La 00 che cos'è? È la misura di queste acciughe e sono quelle, diciamo, le medie. Non sono quelle piccole piccole, ma sono le medie. Ve le faccio vedere. Magno è napoletano e ha importato queste alici dal Cantabrico, però gli ha fatto mettere, ragazzi, ha detto non mi ci mettete l'olio dei semi, io ci voglio l'olio extravergine d'oliva di Galantino, che è un olio pazzesco italiano. Alzi così, dici, ma che è stato? Che sono andato al parrucchiere prima, guarda che gli hanno fatto. Come dicevo, questa qua è una misura media, non è la più grande, perché ci sta anche la più grande. Posso far vedere la misura del dito mio? Ci avanza un altro mezzo dito, guardate qua, spettacolare. Poi che facciamo? Così, assaggiamo, no? Che fai, un assaggi? Anche perché ci devo bere qualcosa. Passo del basilico. È tosta proprio. Una bella biretta ghiacciata, ragazzi miei. Che meraviglia. Questa è la Bianca Lancia, è una blanche. È la biretta proprio, lo dico pure i gabbiani, è la biretta questa dell'estate, quella beverina, perché fa quasi 5 gradi di biraflea. È giusta. E vedete il colore pure. È pazzesca, rifermenta sempre in bottiglia, non è pastorizzata, guardate che schiuma bella compatta. Guardate che il ghiaccio ce l'ho fatto io. E adesso solo, fai di me quello che vuoi. Cioè, questa birra che puoi fare tutto quanto, ti addormenti, che non senti più niente. Prendo prima il verde degli spinaci. Quindi, la verdura abbiamo detto, cioè abbiamo bisogno di un po' di verdura. Eccola qua, vai. Poi il pane, così, dai, un po' di sale, tac, 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 tac. Poi il pomodoro, guardate, con tutta sta buccetta che fa bene. Yeah, guardate che caprisette sto fa. Poi prendo una bella fetta di mozzarella, qua, così. Una bella foglia di basilico, qua, così. Poi una alicetta, eccola qua, yeah, così. Poi che faccio? Metto altri due pomodorini, così, un altro pezzetto di pane, così, guarda qua che roba, basilico, e chi ha la ricetta? E questo è quello con il fior di latte, spinaci, pane, guardate la mozzarella di bufala, pronti? Yeah. Oh! Mamma mia, ragazzi miei. Così. Pomodoro. Basilico. Oddio. Alicetta. Senti sto gabbiano, sta impazzito sto gabbiano. Poi, altro pane. Così. Mozzarellina. Oddio. Oddio. E chi è? Ecco qua la ricetta. Guardate che bella. E adesso qui c'è sta strolietto. Guardate qua. Pronti? Da morì. Mamma mia. Mo. Dovete scrivere nei commenti quale vi piace di più. E mi raccomando, iscrivetevi, che stiamo a diventare tanti. Cominciamo a mettere paura.
Non so a chi, ma mettiamo paura. Dovete mangiarla così, a gambe aperte. Io sento il mare, da dove sono state pescate queste alici. Sento i gabbiani, li senti dei gabbiani? Poi sento che sento le mucche che hanno fatto sto latte, sento le bufale che hanno fatto quel latte di qua mozzarella, sento quei bravi cristiani che hanno raccolto questi pomodorini e hanno fatto un po' asciugare, e sento pure quei fornai che hanno fatto sto pane carasau. Ragazzi, viviamo in un paese meraviglioso. Questa è una favola del paese.